Al via l'organizzazione della decima edizione del Festival Libri nel Borgo Antico che si svolgerà a Bisceglie l'ultimo fine settimana di agosto. Si inizia con l'apertura dei termini per le iscrizioni dei volontari. Per iscriversi basta compilare entro il prossimo 30 giugno il form online pubblicato sul sito della manifestazione al link librinelborgoantico.it/volontari. L'iscrizione va poi completata recandosi alla sede dell'Associazione Borgo Antico in via Cardinale dell'Olio numero 66, aperta tutti i pomeriggi. Intanto, per pillole di libri nel Borgo Antico, oggi ascoltiamo l'intervista a Luigi Palmiotti, autore del libro dal titolo Le ville di Bisceglie. Le ville di Bisceglie, dal 1500 al 1900, il libro scritto dal professor Luigi Palmiotti, al quale porgo il benvenuto. Possiamo considerare il suo libro un autentico gesto d'amore verso il patrimonio storico-artistico della sua città? Senz'altro. Infatti ho lanciato uno slogan. Non si può essere uno storico se non si ama la propria città. Non si è un buon cittadino se non si è preso dall'amore verso il nostro paese. Ebbene, questo lungo studio, frutto di tante ricerche negli archivi privati, negli archivi di Stato, si propone di illustrare ai cittadini e anche agli studiosi un patrimonio vastissimo che costella il territorio di Bisceglie. Un patrimonio ignorato per anni, infatti ci sono state delle distruzioni di numerose ville, vedi Villa Guarini, la villa del Garibaldino Palò, Villa Coccola e tante altre. E soltanto oggi, in pochi anni, il Comune di Bisceglie ha approvato un progetto di tutela e di conservazione di questi monumenti. Le ville di Bisceglie dal 1500 al 1900, scritto dal professor Luigi Palmiotti, che salutiamo e ringraziamo ancora, e ringraziamo Libri nel Borgo Antico, la rassegna letteraria che si tiene ogni anno nell'ultimo weekend di agosto a Bisceglie. Appuntamento al prossimo libro.